Fulmine di filosofia numero 17. Non omaggiare defunti togliendo la vita o con oggetti materiali. La maggior parte delle religioni diffonde il pensiero che bisogna ricordare i morti ponendo in determinati luoghi, come i cimiteri o direttamente negli ambienti domestici, forme di vita morenti come fiori ed oggetti materiali, come statuette o gioielli, creati appositamente per tali commemorazioni. Per quanto mi concerne, questo è altamente sbagliato, sia perché viene tolta l'esistenza ad un'altra forma vivente senza una reale necessità, come nel caso dei fiori che sono recisi non per motivi alimentari o per preparare un terreno ad una particolare semina, ad esempio, sia perché donare oggetti materiali a chi nella materia non esiste più rappresenta una bassa conoscenza del significato naturale della morte, sia umana che delle altre forme di vita. Per il resto, bisogna anche aprire gli occhi e comprendere che la diffusione di tali usanze è data anche da esigenze di tipo economico, tanto che basta osservare, nei tempi moderni, tutti quei venditori di tali elementi che stanziano dinanzi ai cimiteri nei giorni legati al culto dei morti. Vi sono poi timori generati dalle superstizioni del tipo: se non eseguo questa determinata azione, verrò punito da tale mio defunto che non viene più omaggiato come dovuto. Oppure, se non dono questo oggetto al mio morto, il dio della religione in cui credo mi punirà. Queste sono inutili paure che vengono inculcate alle genti da altre persone perché, usando la logica, è chiaro che se chi ci ha voluto bene in vita potesse mai osservarci da morto, di certo non se la prenderebbe a male nel vederci non portare sulla sua tomba o nel luogo in cui vengono conservate le sue spoglie, oggetti ed organismi ormai morenti per rendergli omaggio. Per concludere, io penso che la più grande forma di gratitudine nei confronti di un nostro caro scomparso sia quella di ricordarlo con le nostre azioni nell'esistenza che ogni giorno viviamo e diffondendo i suoi pensieri positivi, escludendo quelli negativi, alle giovani generazioni per creare, negli anni, un mondo, soprattutto, eticamente migliore.